Vita e martirio di Siero Scordia Pescivendolo racconta dell'ascesa alla santità e della caduta di Saro, un pescivendolo della cuoceria che perde tutto ciò che ha di più caro. Saro ama una sola cosa, i suoi capelli. E un giorno al mercato una colomba bianca gli strappa una ciocca. Lui nel giro di poco diventa calvo e sulla nuca scopre di avere una voglia con le fattezze di Gesù. Tutti cominciano a chiamarlo santo e gli chiedono un miracolo. E farà di tutto appunto per far elargire miracoli al popolo appunto che glieli chiede, ma per un fine assolutamente personale, appunto arricchendo le tasche sue personali e per abbellire la chiesa della quale è parroco. Oltre a lui, nel romanzo sono presenti anche dei flashback di nonna Anna, diciamo una mamma adottiva di Saro, che faceva appunto la parrucchiera a casa, e lui lega questo ricordo dei capelli anche alla sua presenza, che oramai è passata, morta da tempo, da 10 anni, ma che lui ricorda con tanto affetto. Quindi anche per questo Saro vorrebbe indietro questi capelli, perché non è solo qualcosa appunto di vanità, ma anche un ricordo che lo lega profondamente all'unica persona che lo abbia mai amato veramente. Il fumo denso della stigghiola annebbia il cielo, insieme al vapore del polpo bollito che sale da grossi pentoloni di rame, poi in sottofondo lo sfrigolio di panelle e crocchè e il borbottio della milza che affoga nella sugna. Viuzze e piazzette sono colorate di bancarelle coperte da tendoni rossi, alla cui ombra risplendono pomodori, tenerumi, semenze, angurie, olive, carne. Ma il vero protagonista della bucceria è il blu argentino del pescato, col suo aroma di acqua salmastra. A ridosso di una piccola fontana si riparano sotto i portici i banchi del pesce. Polpi, sarde, frutti di mare, pesce spada e crostacei riposano sui loro feretri di ghiaccio. E in mezzo a questa confusione di odori e colori stordenti, da più di 20 anni Saro Scordia cantava per celebrare la bontà del pesce della sua bancarella, o come si dice a Palermo, abbagnava. Sarde fresche, sarde belle! Dall'uso che fanno del linguaggio i miei personaggi viene fuori un coro di mondi differenti. A seconda della loro estrazione sociale si esprimono in un dialetto più o meno marcato, che a sua volta è intriso di detti e saggezza popolare. Al di là della mia conoscenza personale del dialetto, mi sono documentato sia sul campo e anche ho fatto molte ricerche per tentare di restituire al lettore quanto più possibile il realismo linguistico. La lingua è il modo di pensare la vita, è portatrice di costumi e cultura, e mi sembrava doveroso far vivere Palermo proprio attraverso la parola, così da conoscere la filosofia di ogni personaggio e più in generale la città. Saro aveva fatto sempre la stessa vita. Andava a letto presto e si alzava molto prima dell'alba, ma la sua sveglia non era impostata per il lavoro. Saro era già in piedi 2 ore prima dell'apertura del mercato ittico, solamente per prendersi cura della sua chioma. Aveva poco più di 50 anni, ma sulla testa ne dimostrava meno della metà. I suoi capelli erano folti e fluenti, neri corvini, ciuffo pettinato all'indietro, lunghi sulla nuca con la piega all'insù, e 2 grossi basettoni tagliati a metà guancia. Portava questo stesso taglio da sempre. Tutte le notti andava a dormire con la retina in testa e a portata di mano sul comodino il pettine di tartaruga, il regalo più bello che nonna Anna gli avesse fatto. Alle 2:20 la sveglia suonava e Saro correva subito nel bagno angusto e senza finestra. Per prima cosa la barba, che andava fatta ogni giorno. Se in testa desiderava avere una foresta di peli, per il viso era tutto il contrario. Lo voleva liscio come il profilo di un lago. Pensava che la barba lo invecchiasse.
In effetti, dei peli sulla faccia avrebbero di certo sminuito la sua giovane capigliatura. Prendeva il rasoio, un Gillette Tech anni 50 placcato finto oro. C'era molto legato. Era un lascito del nonno e non l'avrebbe mai sostituito con un rasoio di ultima generazione. Ho pensato subito a Saro come a un Sansone alla rovescia e partendo da questo spunto tematico ho voluto disseminare la storia di numeri, episodi e nomi che richiamassero fatti biblici e concetti religiosi. Ma se a una prima lettura il sacro potrebbe apparire come qualcosa di caricaturale, a una lettura più approfondita il sacro rivela tutti i suoi contrasti e punti d'ombra e diventa una lente per vedere quanta superstizione e mistero porta con sé. Il mio intento era quello di creare una storia stratificata e chi saprà scavare varcherà sempre un'altra porta di significato. La signora Vanessa stava insistendo per pagare il giusto a tutti i costi. Saro stava per passarsi il pettine tra i capelli quando il tendone sopra di lui si squarciò e in quell'istante l'aria si spezzò e dalle nuvole un colombo bianco scese in picchiata, si posò sulla sua nuca nera e grugò 3 volte. Una nuvola ottenebrò il sole di mezzogiorno e poi silenzio. «Ma che minchia è?» urlò Saro agitando le mani sopra la testa. Il colombo non voleva staccarsi e con le zampe si appigliò più forte ai capelli. I megapiddi! L'uccello sbatteva le ali all'impazzata. Le sue unghiette grattugiarono la cute di Saro come un fiammifero scheggiato. Saro strabuzzò gli occhi. Era vero quello che aveva appena sentito? Quello strappo, il rumore dei capelli che si staccano dalla cute? Davvero sentiva dell'aria sulla nuca? Saro agisce e pensa in un certo modo al di là di una prestabilita moralità di tipo religioso. Lui è fondamentalmente un bravo uomo, ma neppure Saro è al riparo dalla sua umanità. Ha paura, soffre e si dispera per tutto ciò che ha perso e che non può più riavere. È succube della sua vanità ed è così ingenuo da risultare quasi indolente. Ma sono proprio i suoi difetti e la sua tracotanza che fanno di lui un vero santo, perché riusciamo a empatizzare con lui e la sua disavventura. Anche se ha molti dubbi su di sé e sul suo potere, però questo non gli impedisce di fare del bene, di dare una speranza, al di là dell'etica cristiana.